Bene, amici sportivi, appassionati di hockey su pista, ben ritrovati dal Paladante di Trissino per quella che è una serata europea, una serata di Eurolega, una serata di derby italiano ovviamente, per la seconda giornata del girone eliminatorio della Eurolega 21-22. In pista due esponenti dell'hockey italiano, Jesok Trissino e Amatore Basken Lodi. Per la seconda giornata di Euroleague, questa sera in pista Jesok Trissino contro Amatori Basken Lodi. Ricordiamo nella prima giornata il Trissino ha vinto per 5-2 in Francia sulla pista della Vendée, mentre il Lodi ha pareggiato per 4-4 sulla propria pista contro i portoghesi del Tomar. Tra l'altro nella prima partita della seconda giornata ricordiamo già che questa sera il Tomar ha vinto per 2-0 in Portogallo contro la formazione francese della Vendée, reti di Lucas Santos, Thomas Moreira. Adesso tutta l'attenzione ovviamente è catalizzata qui al Paladante di Trissino per quella che sarà ovviamente la partita più attesa, il derby italiano tra queste due grandi formazioni, grandi campioni in pista stasera, e quindi ci aspettiamo davvero una notte di stelle al Paladante. Per quello che riguarda il campionato lo ricordiamo, insomma, il Trissino è primo, 24 punti in 8 partite, 8 vittorie su 8, 32 gol fatti, 12 subiti, 4 vittorie in casa e 4 in trasferta. Lodi è terzo con 16 punti in 8 partite, 5 vittorie, un pari e 2 KO, 48 gol fatti, tantissimi, 31 subiti. Ed eccoli qua, entrano in pista i giocatori dell'Amatori Basken Lodi, e ovviamente sono accolti dagli applausi sia del pubblico trissinese ma anche della credo ventina, più o meno trentina di sostenitori arrivati da quel di Lodi per far sentire il loro calore ai propri beninini. Insomma, si sa che la tifoseria lodigiana da sempre è tra le più presenti, attive e calorose. Ovviamente qui a Trissino sta crescendo giorno per giorno anche la tifoseria organizzata blu celeste dell'armata trissinese, sempre presente in casa e in trasferta a sostenere i colori blu celesti della squadra allenata da Alessandro Bertolucci. Tanto sta andando l'inno ufficiale del CS Hockey Trissino. Tutto è pronto, mi sembra che ci siamo quasi anche per l'ingresso in pista dei padroni di casa del GS Hockey Trissino. Per il momento in pista solo il Lodi, tradizionale maglia, strisce verticali giallo-rosse, pantaloncini e calzettoni rossi. Il Trissino invece si prepara ad entrare in pista con ormai consueta divisa totalmente bianca con inserti celesti. E quindi anche noi ci prepariamo a vivere insieme quella che speriamo sia una serata ricca di emozioni, comunque vada a finire, emozioni che solo questo sport sa darci. Ed eccoli qua in pista i nostri ragazzi del Trissino che entrano in pista per ricevere l'applauso della propria gente, come anche tutto lo staff di Ale Bertolucci assieme a Carlo Bertinato, al fisioterapista Cenzato e al DS Mirko De Gerone. Adesso noi ci fermiamo un po' perché sarà la voce del mio alter ego di Alberto Rizzi,
con il microfono del paladante a introdurvi le formazioni delle due squadre che stanno per presentarsi al saluto di rito e poi via con la partita. Tutto pronto per le operazioni di rito. Siamo e si comincia. Per la lettura delle formazioni salutiamo innanzitutto gli arbitri dell'incontro che sono il signor Miguel Guglielme e João Duarte dal Portogallo. Lodi che scenderà in pista con il numero 12 il capitano Valentin Grimalt, il numero 5 Simone Bigatti, il numero 11 Romeo Danna, con il 17 Nicolas Barbieri, con il 18 Riccardo Cervi, con il 21 diamo il nostro bentornato al paladante ad Alberto Greco, con il numero 63 Morgan Antonioni, con il 66 Jordi Mendez, con il 99 Eric Turner, con il 49 Riccardo Porchera, allenatore Pierluigi Bresciani, e diamo anche il nostro bentornato al paladante a Filippo Schiavo. Non vediamo ovviamente l'ora di rivederti in pista, in bocca al lupo Filippo. CS OK Trissimo con il numero 1 Stefano Zamboni, con il numero 5 Alessandro Facin, con il numero 6 Andrea Maragoni, con il numero 7 Giulio Cocco, con il numero 17 il capitano João Pinto, con il 22 Ruge Bers, con il 71 Davide Gavioli, con l'84 Emanuel Garcia, con l'87 Francisco Ipignazar e con il numero 13 Elia Zen. Capallenatore Alessandro Bertolucci, ora è sempre forza, ok, Trissimo! Eh sì, l'avete sentito un po', l'abbiamo ascoltata insieme, la lettura delle formazioni delle squadre, l'avete anche vista un po' su quello che era il tabellone luminoso del paladante, dalla voce di Alberto Rizzi che tra un po' ci raggiungerà in cabina di commento. Una partita questa che di fatto dà il via quella che dovrebbe sulla carta essere una sorta di saga tra queste due squadre che sono state costruite per primeggiare in Italia e appunto in Europa. Questo è il primo incontro stagionale tra Trissino e Lodi, tra l'altro il giochetto del calendario, sabato prossimo si affronteranno di nuovo perché si andrà a giocare a Lodi stavolta per il campionato. Ben arrivato anche ad Alberto Rizzi, ben arrivato con noi. Ascolta, partiamo da qua, c'è un casino incredibile qui al paladante, l'armata ha cominciato da subito a farsi sentire, dall'altra parte anche i tifosi di Lodi non sono da meno. Sugli spalti la partita è bellissima, speriamo di vederlo anche in pista. Sì, ciao Nicola, buonasera a tutti. Questa sera una partita emozionante, il ritorno dell'Eurolega, il ritorno dell'Eurolega a Trissino dopo la partita di Lavandan di ormai qualche mese fa, e è sicuramente una grande emozione giocare una partita in casa di una competizione così importante. Si sfidano due squadre super attrezzate, il Trissino primo in classifica, direi una stagione fino a qui perfetta, partite sempre vincenti e convincenti, dall'altra parte un Lodi che ovviamente campione d'Italia, doppio campione d'Italia, non solo il campionato ma anche la Coppa Italia, che ovviamente vuole farsi valere in Eurolega e ci aspetta sicuramente una splendida partita, quindi speriamo che tutti i telespettatori collegati non solo da Trissino, non solo da Lodi, ma tutti gli amanti dell'hockey pista possano godere di un bello spettacolo che sta per iniziare. E dunque i quintetti, Lodi parte con Grimald, Turner, Greco, Barbieri e Jordi Mendez, subito pericoloso Mendez
l'esterno della rete, chance per il Lodi con Barbieri e subito Zampoli gli va a dire di no, ma è partito fortissimo il Lodi. Dall'altra parte Cocco che cade in area, le proteste del pubblico cristinese, non c'è niente secondo il duo arbitrale che, lo ricordiamo, è composto dai direttori di gara portoghesi, e quindi vedremo anche quale sarà il loro metro di giudizio rapportato a quelli che sono solitamente gli arbitraggi che vediamo in Serie 1 qui in Italia. Ovviamente adesso è una buona pallina Manu Garcia, stavamo dicendo i quartetti di partenza davanti a Zampoli, quartetto classico, Pinto, Garcia, Cocco e Ipinazar per il Trissino, che intanto va vicino alla conclusione con Cocco da fuori, pallina troppo alta, si dispera il 7 di casa, giocatore che c'è il gol, c'è il gol. No, l'arbitro dice di no, viene fischiata un'irregolarità, infatti c'era già tutto il pubblico del Paladante pronto ad esultare, invece non è così, c'è un'irregolarità, probabilmente è un ingaggio, vediamo. Sì, ingaggio, ha chiamato l'ingaggio, intanto c'è sì, l'arbitro richiama perché aveva trattenuto la pallina Grimaldi. Mi aspettavo onestamente un fischio sull'intervento precedente, il colpo secondo me è arrivato su Cocco, sicuramente accentuato, ma sì, il colpo è senza dubbio arrivato, e onestamente ricordando gli arbitraggi all'europeo degli arbitri portoghesi, mi aspettavo, vedendo il loro metro che è molto fiscale, mi aspettavo onestamente un fischio, però non è arrivato né da Duarte né da Guilherme, quindi si riprende con l'ingaggio. Sì, la pallina è per il Trissino con Pinto, dietro porta Manu Garcia, si appoggia alla balaustra, prende il rimorchio di un compagno, arriva in Joao, ex ovviamente di turno del match in quel di Lodi, insomma si è tolto parecchie soddisfazioni negli anni passati, tanto c'è Torner. E attenzione, questo qui signori è il pericolo pubblico numero uno, quel signore lì con la maglia numero 66, Jordi Mendez, che in stagione ha già segnato la bellezza di 20 gol in campionato, davvero tantissimi per il giocatore spagnolo. Dato Cocco, finta la conclusione, poi decide di fare possesso e va all'indietro dai Pinazzari, intanto si sbraccia coach Bertolucci, vuole i suoi di giocare più ampi, si butta dentro i Pinazzar, toccato proprio da Mendez, è molto fisica la partita, ripartenza del Lodi che non riesce però a rendersi pericoloso con Pinto, che prova ad andare adesso in attacco, Pinto che lo ricordiamo specialmente col forte di Marmi ha giocato una partita illegale mettendo a segno tre assist se non ricordo male per altrettanti gol dei compagni. Mendez in mezzo a tre, viene fischiato il fallo al Trissino, è il primo fallo di squadra commesso dalla formazione blu celeste. 1-1 la situazione dei falli di squadra, 0-0 quella del punteggio. Sì, questo è un contatto molto rischioso perché Cocco ha lasciato lì la stecca, quindi il rischio cartellino blu c'era. Parte intanto il tiro di Torner. Sì, il Lodi è una squadra molto sorniona, molto esperta, che cerca di sfruttare al meglio ogni occasione creata. Qui Pinazzar per Garcia, magia per Giulio Cocco che prova a buttarsi dentro, parlando di ex, anche lui ovviamente in quel di Lodi ha costruito una parte importante della sua carriera prima dell'esperienza in terra lusitana al Porto. Mendez lo va a prendere in Pinazzar, giocata buona di Mendez per Greco, la pallina rimane lì, non trova la deviazione vincente Mendez, ma è partito forte forte Lodi. Barbieri, Greco, Mendez, parte da lontano Torner, altro giocatore di una esperienza incredibile, qui va a lottare con Cocco, vince il contrasto, ancora pallina buona per Mendez, si salva in qualche modo la difesa del Trissino che insomma ha sentito, Alberto, l'inizio forte di questo Lodi che è partito davvero a mille. Sì, sì, ha messo molto in difficoltà, la difesa si sta chiudendo bene, ma Lodi sta attaccando molto ordinata da varie, diciamo con varie soluzioni, e quindi sta mettendo molto in difficoltà
la squadra di casa. Ora riparte Giulio Cocco dietro porta, prova a trovare un varco, lo effettua con Ipin Azar. Cristino, che lo ricordiamo, è reduce dalla vittoria più che convincente in campionato contro Forte dei Marmi, un 5-1. Intanto ci prova Garcia, pallina che si impenna, dicevamo un 5-1, ce l'abbiamo ancora negli occhi le immagini di una serata, quella di mercoledì scorso, davvero da sogno per il Trissino, che una ripresa direi sontuosa è riuscito a battere il Forte dei Marmi. Sì, il secondo tempo di mercoledì è stato qualcosa di spettacolare, pallina che è girata sempre con grandissima velocità e ha messo davvero in difficoltà la squadra Forte Marmina. E è un secondo tempo che rimarrà forse nelle nostre menti scolpito per molto tempo, perché è stata davvero una seconda parte perfetta di partita dopo una prima in cui le squadre si sono molto studiate, il ritmo è stato molto lento. Nel secondo tempo davvero la velocità del Trissino è stata disarmante. Attacca i Pinazzara, adesso c'è Mendez su di lui, si affida all'estro di Giulio Cocco, prova a sfruttare il blocco di Pinazzara. Cocco, la conclusione respinta da parte di Grimalt. Attacca Mendez dalla parte opposta, si butta dentro Torner. Mendez prova la giocata in velocità e credo che questo sarà poi il leitmotiv della partita, cioè il Lodi si affida molto all'estero di questi due giocatori di talento e di esperienza come Mendez e Torner. Sì, Lodi sta cercando di giocare molto larga in attacco perché sa che la pressione del Trissino, soprattutto quando va in raddoppio, può mettere in grossa difficoltà, però sa anche che nel momento in cui la squadra gioca molto larga, nel momento in cui riescono a uscire dal pressing c'è sempre il giocatore libero e quindi lì possono arrivare davvero le difficoltà per il Trissino, e questa cosa mi sembra di averla già vista in parecchie azioni del Lodi in questo inizio partita. Pinto parte molto da dietro Cocco, che adesso prova una conclusione potente, va a sbattere sul muro difensivo del Lodi, che adesso va in ripartenza. Mendez ha un po' di spazio, fa possesso ora la squadra giallorossa, che prova a forzare con Torner, lo va a prendere Pinto all'indietro da Barbieri, c'è Garcia su di lui, cioè proprio difesa uomo uomo, intercetto molto buono da parte di Cocco, che prova a lanciare il contropiede stavolta per i Pinazzar. Non riesce, si è chiusa benissimo Lodi qui, sì, ha una velocità impressionante a rientrare e a chiudersi. Sì sì, davvero molto concentrati si vede, i giallorossi hanno preparato molto bene questa partita, sanno dove possono far male e sanno dove il Trissino può far male, quindi sarà sicuramente una partita tatticamente da valutare, perché sono due grandi allenatori che sicuramente hanno preparato in un modo perfetto questa partita. Intanto se ne sono andati i primi 7 minuti di gara con il risultato ancora fermo sulla 0-0 di partenza. Prova a buttarsi dentro di Pinazzar, dialoga con Garcia, tanto movimento ora dei giocatori del Trissino, prova Cocco a buttarsi dentro, lo spazio per Garcia, la chance del Trissino con Garcia, ma gli dice di no Grimalt. Questa è una grandissima chance, perché sì, Garcia si è proprio ritrovato, è riuscito a fermare la pallina, ad avere il tempo di preparare la giocata. Grimalt non ha fatto molto, nel senso che la pallina era molto centrale, però grande occasione sicuramente. Ripartenza trissinese adesso abbastanza veloce con i Pinazzar, portato fuori da Torner, si butta dentro Cocco, in difesa la pallina, ma è ancora possesso trissinese con Giulio Cocco, c'è Barbieri su di lui, gioca di sponda intanto Trissino, prova a buttarsi dentro i Pinazzar, 1-2 con Cocco. Il tocco però adesso è la possibile ripartenza dell'Odi con Torner, intanto si è accesa la spia verde del timeout richiesto dalla panchina dell'Odi. Barbieri per Greco, Torner con la sua consueta tranquillità. Barbieri, buona la sua girata, la parata di Zampoli, attenzione, pallina rimane lì, chance per il Lodi, mamma mia, rimane lì, ma Lodi vicino al gol.
Bravo, bravo Pinto qui, molto concentrato, molto attento in difesa, però sì, sulla pallina persa sul rimpallo da Cocco stava per nascere davvero un pericolo molto molto importante per il Trissino. Si butta dentro João Pinto adesso dietro per Garcia, lo va a prendere Greco, ancora Garcia, classica posizione di avanzato per lui. Pinto non ha spazio, deve andare da dietro dove carica il tiro Cocco, che non riesce per il momento a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Grimaldo. Intanto ha provato una mezza conclusione di Pinazzare, poi in qualche modo con una magia riesce anche a recuperare la pallina. Sì, questa era una conclusione fatta per resettare il cronometro, eravamo a 4 secondi dalla fine dei 45 secondi, quindi ha cercato una conclusione, diciamo, scarica per andare a riprendere subito la ribattuta di Grimalte. Ci è riuscito. Attenzione Gavioli, che mamma tiro mia di Gavioli. Ha rischiato di realizzare il gol la prima pallina toccata, appena entrato al posto di Cocco. Quando siamo giunti al nono minuto del primo tempo, chance per Gavioli, time out. Il fallo e anche time out. È entrato benissimo Davide Gavioli con la sua prima azione. Davide che sta crescendo di partita in partita, l'abbiamo già detto nelle scorse telecronache, l'inizio di stagione è stato buono, ma dopo l'europeo è ritornato con una grinta pazzesca, sta mettendo tantissima qualità contro il Forte dei Marmi, per me è stato il migliore in pista, e che c'è stato un Malagoli con una tripletta che ovviamente non può non aver vinto l'MVP, scena, gli ha rubato la scena, però Gavioli ha fatto veramente una partita strepitosa sia difensivamente che offensivamente, e quindi diciamo giocatore che a me piace tantissimo e che sta facendo davvero bene. Intanto c'è un abbiamo detto time out, quindi chiamato dalla panchina dell'Odi, chissà Gigio Bresciani su cosa ha cercato di sistemare i suoi, e adesso si riprenderà quando mancano esattamente 15:19 alla fine del primo tempo, risultato che ancora non si sblocca, ma d'altronde l'avevamo detto in più di un'occasione, sappiamo che questa sarà una partita equilibratissima, tiratissima, e che probabilmente si deciderà sui dettagli, sugli episodi. Sì, noi lo ricordiamo sempre, il Trissino in realtà ha due formazioni, quindi l'abbiamo visto anche col Forte dei Marmi, dopo un primo tempo molto molto tirato è venuto fuori la forza del Trissino, che è quella di avere dei giocatori intercambiabili e soprattutto dei giocatori che assicurano sempre una grandissima, diciamo, prestazione atletica, cosa che non tutte le squadre possono permettersi. Sicuramente anche l'Odi ha una buona panchina. Bisogna vedere nel complesso di questa partita come andrà, chiaramente. Ora Joao intercetta un passaggio, può far ripartire il contropiede, riparte con Davide Gavioli. Gavioli va dentro, prova l'assist per un altro neo entrato come Malagoli, ma Torner con grande esperienza sventa questo pericolo. Dentro anche Antonioni con la maglia 63 da parte del Lodi, che dunque comincia anch'esso a effettuare alcune rotazioni di organico per cercare di mantenere alto il livello del proprio gioco. Antonioni, eccolo qui, c'è Pinto su di lui, lo va a prendere, in qualche modo recupera la pallina, ma il più lesto ad arrivare sulla sfera vagante è Greco. Sì, ottima qua la difesa del Lodi nell'azione precedente, perché se tanto mi dà tanto, se la pallina fosse arrivata a Malagoli il gol ci sarebbe stato sicuramente, perché nell'ultima partita la prima azione possibile il gol di Malagoli arriva, quindi bene così per il Lodi, perché Malagoli ha la stecca d'oro ultimamente. Attenzione per Torner, va dietro porte, prova un alzaschiaccio che non gli riesce troppo bene, può di fatto andare in ripartenza Trissino con Pinazzara che si butta dentro, viene fischiato un fallo all'Odi, secondo fallo di squadra della formazione giallorossa. In pista anche Ale Faccini intanto con il numero 5, sì, guarda chi lo marca, Alberto Greco, quindi direi che i due un pochino si conoscono appena. Sì, un pochino. Pinazzar tocca alle Faccini, la prima pallina della sua partita, recupero molto buono di Antonioni,
Ripartenza del Lodi con Mendez per Turner. 13:40 intanto all'intervallo. Partita che non si è ancora sbloccata, ma è di rara intensità. Intanto si è accesa la spia anche di Ale Bertolucci, che vuole vederci chiaro e vuole chiamare un time out. Blocco di Antonioni, si butta dentro corner, la pallina rimane lì, cade i Pinazzari, il fallo è di Mendez che protesta un po' col direttore di gara e gli dice silenzio, ho fischiato, basta. Time out, come dicevamo, chiesto dalla panchina del Trissino stavolta. Sì, Alessandro sicuramente ha bisogno di pararci su, di capire un attimo le tattiche. Intanto scende in pista anche Roger Bars, il catalano, che bene ha fatto mercoledì sera contro il Forte dei Marmi, quindi scende in pista anche lui. In pista insieme. C'è già dall'inizio invece l'armata trissinese, sì. Che sta, la stavo guardando prima, sono encomiabili, non sono stati zitti un secondo finora. Sì, stanno facendo anche loro una partita contro i rivali del Lodi. C'è qualche tifoso del Lodi presente qui con qualche tamburo. Chiaramente è una serata di festa. L'Eurolega regala grandi emozioni e anche i tifosi vogliono stare vicino alle proprie squadre. E allora dunque ci apprestiamo a vedere in pista per la prima volta nel match anche Bars, un ragazzo che sta crescendo di partita in partita. Intanto ci deve essere qualche problema di natura fisica per Greco, che è uscito e si tocca un po' al costato, chiaramente una botta per lui. È entrato Barbieri al suo posto in quartetto con Mendez, Turner e Antonioni. Vediamo Malagoli, c'ha un po' di spazio, si butta dentro Malagoli, pallina che esce non di molto per la verità. Va a lottare in qualche modo Facin, la prende Gavioli in slalom, viene fischiato un fallo al Lodi ed è il terzo fallo di squadra commesso. Quarto, pazienza, mi correggo, grazie Alberto. Quarto fallo di squadra, prova Bars, la pallina rimane lì e permette un controllo abbastanza agevole da parte di Antonioni. Turner prova proprio l'1-2 con Antonioni, c'è Bars su di lui. Pallina però arriva a Malagoli che va in ripartenza. È spostato un po' da Barbieri, qualche piccola protesta da parte di Malagoli. E c'è fallo proprio di Malagoli, qui l'arbitro non ha mimato, diciamo, il tipo di contrasto che c'è stato, cioè è stato Malagoli ad andare addosso a Barbieri. Secondo ovviamente la lettura arbitrale. Si è buttato dentro Turner, pallina fuori di poco. Intanto segnalo come avremo un duello leggermente fisico tra Mendez e Bars, due giocatori che hanno delle leve impressionanti. Gavioli prova a buttarsi dentro, non c'è spazio, va dietro porta, gli chiude la possibilità di un'eventuale alza schiaccio sul primo palo Antonioni. Deve ripartire da Malagoli. Bars, bene, molto bene per Malagoli in area, aveva provato una sorta di assist volante per Faccin, per poco davvero non è arrivata la deviazione vincente del 5. Sì, pallina sul secondo palo volante, Faccin non è riuscito a deviarla in modo vincente. Intanto Gavioli con la sua percussione, eccolo qui. Sì, adesso mi pare che sia calato un po' l'intensità del Lodi e il Trissino fisicamente ovviamente fa vedere di averne un po' di più, anche perché ha ruotato già parecchio la propria panchina. Sono in campo quattro giocatori che questa partita non l'avevano cominciata. Esatto. La pressione di Faccin, 5 secondi e quindi azione a disposizione del Trissino con Ruge Bars che dialoga con Alessandro Faccin. Ale, butta dentro Ale da lontano Malagoli, c'è il possibile blocco, mamma mia che conclusione, che parata da parte di Grimalt, era davvero bella la conclusione di Malagoli. E ancora una volta Grimalt si dimostra un portiere dai grandissimi riflessi. Qui la pallina, c'è un altro fallo per il Trissino, 4-4 ora i falli, pallina che da è stata tirata, doppio fallo, quindi va a 5.
ha chiamato un fallo anche a Gavioli, che per aver allontanato la pallina l'arbitro. Molto fiscali, sì. I portoghesi da questo punto di vista devono stare molto attenti, i giocatori in pista, perché gli arbitri portoghesi, diciamo, negli aspetti diciamo comportamentali non fanno passare molto, quindi blocco di Barbieri, falloso per l'arbitro Duarte. Riparte il Trissino con Faccin, parte il tiro, è la bella parata di Grimaldo sulla conclusione di Faccin, aveva provato a sorprendere il portiere avversario Faccin, invece ha parato molto bene Grimaldo. Sì, ha fatto un ottimo tiro Alessandro sul secondo palo, ma Grimaldo ci ha messo proprio il casco e la pallina non si è insaccata. Tanto difesa molto intensa del Trissino, che va a triplicare addirittura nel recuperare questa pallina. Parte da lontano Gavioli, ultimi 10 minuti di primo tempo. Malagoli mi sporca la conclusione del Torner, è Barsi il più lesto ad arrivare su questa pallina. Altri 22 secondi di possesso trissinese con Faccini che si butta, attenzione alla ripartenza possibile dell'Odi, occhio a questa chance per Mendez, fuori di poco. Ovviamente l'Odi adesso sa che questo è il tipo di partita che dovrà fare, cioè chiudere gli spazi e poi buttarsi a capofitto con i suoi cecchini. Contropiede Mendez, salvato da Zampoli. Adesso la partita si anima, ragazzi, ci sarà da divertirsi. Bravo Stefano qui, ottima parata per lui. Tanto Ruge Bars, ottima difesa di Barbieri, riparte il contropiede dell'Odi con Mendes, ancora Stefano Zampoli. Adesso è bella Faccin, la partita, perché è aperta Faccin, la parata ancora Grimaldo. Guardate, adesso non c'è, stanno saltando un po' gli schemi, si sta giocando un pochettino più a viso aperto e quindi lo spettacolo ne risente parecchio. Le due squadre si stanno equivalendo in questo momento, stanno creando tantissimo. Va a sradicare questa pallina ad Alberto Greco e consente ai suoi di andare in ripartenza con Davide Gavioli, che la protegge dietro, porta Malagoli, e questa è una giocata che ormai qui da queste parti abbiamo imparato ad apprezzare parecchio. Non è riuscita però la deviazione vincente al 6, si butta dentro Greco, recupera la pallina in qualche modo Trissino con Ale Faccin, c'è spazio adesso per Malagoli che prova a liberarsi dalla conclusione, ma non c'è una conclusione facile per lui. 33 secondi di possesso ancora, dentro Faccin, e sporca il possesso Mendez. Molto intensa la fase difensiva del bomber spagnolo, in qualche modo però il rimpallo va a favorire Gavioli. Fischio contro Lodi e timeout per il Lodi a 8 e 11 dall'intervallo, 0-0 il punteggio, 7 falli commessi Lodi, 5 falli commessi Trissino. Adesso la partita, Alberto, sta vivendo una fase di alta intensità da una parte e dall'altra, c'è un po' più di spazio, più tiri in porta, meno tatticismi. E tanto lavoro per i portieri, sia Zampoli che Grimalt sono fino a questo momento decisivi. Ottimi interventi da entrambe le parti. Bisogna dire sì che dopo una partita molto bloccata e molto tattica per praticamente quasi tutto il primo tempo, abbiamo assistito negli ultimi minuti a continui contropiedi. Quello che però non abbiamo visto ancora è un gol. Grazie all'ottimo lavoro degli estremi difensori. Vi prometto di fare un commento. Prima, ora è uscito dalla pista Alessandro Faccin, è ritornato in pista Cocco insieme a Bars, Gavioli e Malagoli. Questa è una partita in cui Ale Faccin può fare la differenza, e quindi mi aspetto di rivederlo in pista nel secondo tempo, perché è una partita dove, se si crea lo spazio in contropiede, Ale può diventare decisivo. Cioè, aveva giocato poco col forte, abbiamo detto, anzi, forse non era proprio neanche entrato in pista. No, non era proprio entrato in pista col forte, ma era una partita diversa, e ovviamente Bertolucci valuta il tipo di partita e il tipo di giocatori che ha a disposizione, e questa è una partita secondo me dove Alessandro può fare il suo. Adesso attacca il Trissino con Gavioli! Che gol! Rete del Trissino che sblocca la partita! La rete di
Davide Gavioli, mamma mia, il vantaggio trissinese con Davide Gavioli, minuto 17 al Paladante, si sblocca la situazione con la magia del 71 di Davide Gavioli, da dietro porta, sorprende Grimalt, la rete dell'1-0 e si sblocca. E adesso Albi, perdonami, ma sono sicuro che sarà battaglia fisica su ogni pallina. Eccola qua, ce l'abbiamo già. Eccola qua. Attenzione Cocco. Torner ci ha provato, ma ha trovato Zampoli attento a chiudergli la strada. Bello il gol di Davide, veramente bello. Sì, io purtroppo l'ho visto a metà perché ho una barriera in mezzo, quindi aspetto il replay per rivedermelo le con più tranquillità. Le barriere architettoniche, no? Qui intanto Rouge va in sfondamento, parte Cocco, cerca forse un colpo di testa quei di Gavioli e riparte ora il Lodi. Fuori non di poco, attenzione il tentativo di Mendez che sta cominciando a scaldare davvero i guantoni di Stefano Zampoli. Dalla parte opposta Malagoli, mamma mia, numero circense di Malagoli, il fallo di Alberto Greco e quindi sarà pallina per il Trissino. Attenzione perché la variabile falli va considerata, sono a 8 falli commessi dal Lodi, 5 dal Trissino. Sì, sicuramente, beh, questo fallo era abbastanza netto da parte di Alberto Greco su Malagoli, non gli ha diciamo impedito di... Ora un altro tiro indiretto perché Grimalt è uscito dall'area. Stavo dicendo appunto, gli ha impedito di girarsi e quindi il fallo era netto. Sicuramente il metro degli arbitri portoghesi deve essere valutato perché fischiano molto e quindi 8 a 5 è un risultato a livello di falli che ci si poteva aspettare a 6 minuti e 40 dalla fine del primo tempo. Greco ora conduce il contropiede fino al dietro porta. Ancora Greco in possesso di pallone. Di Cocco su di lui lì perché è riuscito a deviare il suo possesso. Adesso si sta affidando molto il Lodi a questa giocata sui lati, si butta dentro Mendez, raddoppio. Va però a bloccare la strada, tanto c'è blu per Mendez. Per Mendez. Sì, perché ha simulato, cioè, diciamo, ha accentuato il primo contatto, poi è caduto e ha impedito la ripartenza di Gavioli. E quindi è arrivato il cartellino blu per il numero 66, giallo-rosso, tiro diretto a disposizione, immaginiamo, di Giulio Cocco e power play potenziale per il Trissino. Dopo questo tiro diretto intanto c'è un time out che stanno facendo da quella parte del Trissino, mentre Lodi non si erano resi conto che è stato fischiato il time out, quindi qualche secondo in più per Bertolucci per parlare con i suoi. Dicevamo, la statistica dei tiri diretti non è esaltante per il Trissino in questa stagione finora, 4 su 12. Cocco ne ha realizzati 2 su 8 e adesso va per il nono. Mi pare che sia lui il giocatore indiziato ad andare a battere questo tiro diretto. Diciamo sì, anche il fallo di Mendez, ti dico, a me era sembrata una scivolata, poi bisogna vedere come lo ha interpretato il direttore di gara. Infatti era abbastanza sorpreso, ovviamente contrariato. Intanto sorpresa, c'è Andrea Malagoli contro Grimalt dal dischetto del tiro diretto. Malagoli ha un score di 1 su 2 finora in campionato. Sì, c'è una differenza ovviamente tra Cocco e Malagoli. Cocco cerca, diciamo, di andare al dribbling, mentre Malagoli solitamente tira direttamente dal dischetto. E quindi intanto l'arbitro cerca di rimettere in posizione la porta. Sì, era da spostare un po'. Ci siamo. Tutto a posto, gli altri giocatori sono a posto, quindi Duarte alzerà il braccio e inizierà il conteggio. Malagoli contro Grimalt, la conclusione, il palo. L'aveva angolata molto bene, un po' troppo purtroppo. E adesso comunque power c'è play. Power play, vediamo. 2 minuti, quindi fino a 4 minuti e 8 secondi il Trissino giocherà con un uomo in più
con l'amico Zamperini in cronaca della partita col Forte avevamo analizzato una statistica che diceva che il Trissino sfrutta poco la superiorità numerica dal punto di vista prettamente statistico. Vedremo se magari adesso la squadra ci sorprende. Attenzione, Pinazar ha cercato l'assist sul secondo palo a Malagoli. Aveva anche magari lo spazio per tirare. Sì, infatti, vediamo. Probabilmente sì, è stato troppo generoso qui. Vitello argentino cerca ora di far girare i suoi giocatori. Cocco, Garcia. Si butta dentro, ancora forse un altro palo, mi sembra di aver sentito il rumore. Ma forse ha cercato sì la palla sul secondo palo per la deviazione volante di Malagoli, che non è arrivata puntuale. Ora Ipinazar, Cocco, finta per Ipinazar, ancora i due. Malagoli prova la conclusione, non era male, leggermente mira da rivedere per il 6. Se n'è andato un minuto intanto Malagoli, Malagoli tira di prima, ma bravo Grimaldo. Ma questo fallo fischiato a Garcia, forse sì, la stecca e poi pallina, ma fiscale qui. Ma poi tutta la partita sì, alla fine, perché stanno, cioè, da quel punto di vista sono coerenti nella direzione, perché comunque stanno fischiando molto. Attenzione, Greco, chance Greco. Zampoli. Mamma mia. Che rischio per il Trissino. Attenzione Cocco. C'è Malagoli. Ancora Cocco. Palo. Ancora Cocco, Malagoli. Forcing del Trissino. E fischia, c'è stato un fallo che su Grimaldi da parte di Cocco dopo aver scaricato a travolto Grimaldi. Si sta subito chiarendo, insomma, sta chiedendo scusa per un contatto che evidentemente non è stato voluto, non è stato volontario. Assolutamente, ecco. Fortuito, sì. Si è anche rotto il caschetto o qualcosa del genere, o c'è comunque qualcosa da sistemare nel caschetto di Valentin Grimaldi. Si è preso una forte botta al viso Valentin Grimaldi, il capitano dell'Lodi. Comunque non sembra niente di grave, qualche secondo si asciuga ovviamente il casco e la testa e si può ricominciare. Chiaramente anche qualche secondo per prendere fiato, visto che il power play sta finendo, mancano circa 20 secondi alla fine della superiorità numerica del Trissino, che fino adesso ha confermato appunto che non è riuscito a sfruttare la superiorità. Riparte il possesso giallorosso con Torrer, che ovviamente butta la pallina più lontano possibile e la fa su Antonioni, e adesso cercherà di tenerla il più possibile. Scarico che sorprende la difesa del Trissino e consente al Lodi di avere la possibilità, eccolo qua infatti, di tornare in superiorità, in parità numerica, scusate, per un power play che dunque non ha sortito l'effetto sperato per il Trissino. Dentro anche Romeo Danna per la prima volta nel match con la maglia numero 11 ed blocco. È fischiato il suo blocco. Questo è un fallo pesantino. Sì, fallo di squadra. Si illumina c'è stato un errore al tavolo, era stata illuminata anche la lampada del Trissino. Chiaramente il Trissino ha ancora 7 falli. Ora Cocco rimedia ad un primo errore sporcando il contropiede, quindi blocca la ripartenza veloce dell'Odi. Equilibratissima la partita molto equilibrata. Chance per il Lodi con Danna che non riesce a controllare questa pallina. Il Trissino con un po' di fortuna se la trova lì e quindi può attaccare nuovamente adesso a pieno regime con Andrea Malagoli, Manu Garcia, Francisco Ipinazar e Giulio Cocco. Prova l'alza e schiaccia Garcia, anche questa è un marchio di fabbrica dell'84, non è riuscito, adesso lì a sportellate con Danna, la pallina rimane lì due volte Garcia, ci ha provato anche Malagoli e si salva il Lodi con questa tripla occasione Trissino. Dalla parte opposta gioca molto in velocità Lodi. Garcia ha preso una botta alla testa e quindi l'arbitro ferma il gioco. Comunque Ipinazar aveva recuperato la pallina, quindi la pallina sarà nel possesso della squadra trissinese. Sì, ha preso un brutto colpo alla testa, gli serve qualche secondo per recuperare. Si è un po' stordito in effetti, adesso speriamo non si tratti nulla di grave.
infatti chiamano l'intervento dello staff medico. Ma no, ce la fa rientrare, ad uscire quantomeno, sì, uscire dal campo. La botta mi pare che sia al volto, tanto è stato comico il siparietto in panchina, perché la panchina del Trissino ha ripetutamente chiamato l'intervento dei volontari del SUEM, erano lì presenti a bordo pista, sono arrivati con una calma direi abbastanza serafica. Sì, ora stanno controllando comunque le condizioni del bomber argentino. Ipniasar ora 2.36, intanto una conclusione forzata dai là ad un 3 contro 2 che diventa 3 contro 3 adesso del Lodi. Chance per Danna, che probabilmente non si aspettava nemmeno che questa pallina gli arrivasse. Cocco si butta dentro, prova un alza e schiaccia, l'arbitro fa giocare. Sì, la pallina era alta, sicuramente se l'avesse presa non sarebbe stato regolare. La pallina comunque è stata recuperata dal Lodi, quindi l'arbitro ha fatto giocare. Ora Ipniasar in controllo. Dentro anche Pinto di nuovo nelle file del Trissino. Importante avere l'esperienza del capitano in questo momento del match. Ipniasar la protegge, Aragoli preferisce tenerla, attende il rimorchio proprio di Pinto dietro porta. La conclusione di Ipniasar, chiude bene sul primo palo Grimalt, ben posizionato il portiere del Lodi. Dalla parte opposta c'è Antonioni che subisce il fallo di Francisco Ipniasar. 1.34 all'intervallo, ottavo fallo di squadra anche per il Trissino, dunque campanello d'allarme per formazione blu celeste. 9 invece ne ha commessi il Lodi. Antonioni in mezzo a due, mia, buona la sua giocata, giocata un po' fortunata anche, ma può provare Greco fuori di poco, mamma ma mia, si prendeva la porta, era proprio gol, aveva proprio caricata bene, sì, creata bene questa azione sulle varie respinte della difesa trissinese. Greco qui sfortunato, non è riuscito a trovare l'angolino. Malagoli e Cocco non si intendono perfettamente, ma riescono comunque a mantenere il possesso. Ipniasar, una conclusione che probabilmente cercava una deviazione o comunque sia sì, un qualcosa di sporco lì davanti all'area di rigore. Grande giocata di Pinto, difensiva che dà in là al contropiede del Trissino. Pinto poteva chiuderla e ci prova ancora due volte e non riesce a trovare la via del gol. Pinto, attenzione, errore di Pinto, ripartenza di Torner, prova ad andare verso Zampoli, attende il rimorchio di un compagno, va dietro porta, ha provato Mari a sorprendere Zampoli sul primo palo, ma così non è stato. 23 secondi alla fine del primo tempo, vediamo come se li gioca il Trissino. Attacca Ipniasar, pallina dietro porta per Pinto, ora Cocco, vediamo se prova una giocata lui, perde pallina, attenzione, c'è la possibilità per il Lodi con Torner, vorrebbe un fallo che arriva dopo. Arriva proprio, 1:04 dall'intervallo, rigore per il Lodi, quindi al 24esimo minuto e praticamente 59 secondi. Sì, 1:04. Rigore per il Lodi e ovviamente chi va? Mendez, inevitabilmente. Sì, sì, un rigore diciamo già richiesto nell'azione precedente e poi è arrivato il fischio dell'arbitro. Può partire. E c'è stata la una parata di Mendez comunque. Era stato e finisce qui. Bravo Stefano qui a parare, bravissimo. Infatti si prende l'abbraccio di tutta la panchina, ha parato il rigore di Mendez che dunque, aggiornando le statistiche, per la verità quelle del campionato, va con 1:4 adesso sia il Lodi che Mendez, e quindi noi per il momento ci fermiamo qui, qualche minuto di pazienza e ritorneremo per il secondo tempo di questo Trissino Lodi. Per il momento 1-0 decide il gol al 17esimo minuto di gioco, messo a segno da Gavioli.
siamo di nuovo qui con voi, amici sportivi, pronti per il secondo tempo di CS Hockey Trissino Amatori Vasken Lodi, valido per la seconda giornata di andata del girone eliminatorio dell'Eurolega. E dunque tutto è pronto per l'inizio di una ripresa che, così a sensazione, mi sa che sarà abbastanza sconsigliata ai deboli di cuore. Vedremo se questa sensazione sarà confermata. E dunque si parte dal risultato del primo tempo. Rouget, intanto grande occasione per Rouget Bars davanti alla porta, si ha chiuso molto bene, ha chiuso molto bene Grimalt. Alberto, ma certo, ci scusiamo con i nostri amici che ci stanno guardando da casa, nella grafica appare ancora primo tempo, ovviamente abbiamo iniziato la ripresa, quindi non ci sono dubbi su questo, per cui vedremo se dalla regia riusciremo a sistemarlo, altrimenti insomma sappiate che non siamo nel primo bensì nel secondo tempo, e quindi è iniziata adesso la parte 2 di questo derby italiano per l'Eurolega. Dicevamo che nella prima partita della seconda giornata, mi ero un po' impappinato, dicevamo il Tomar ha centrato la prima vittoria della sua Eurolega dopo il pareggio 4-4 con il Lodi nella prima giornata al Pala Castellotti, ha vinto per 2-0 contro i francesi della Vendenne, che ricordiamo sono stati i primi avversari del Trissino nella prima giornata, successo in terra trissine, in terra francese per il Trissino 5-2. Tanto in quartetto nell'inizio di ripresa è partito subito Rouget Bars, quindi vuol dire che insomma, è stato apprezzato il suo contributo nella prima fase dei giochi, intanto praticamente è franato addosso a Grimalt. Siamo 9-9, quindi si illumina la lampada anche del Trissino, luce rossa. Cioè, il prossimo fallo si andrà al secondo tiro diretto. È possibile che magari le squadre dicono ok, facciamo subito questo benedetto fallo, giochiamocelo ad inizio ripresa, così eventualmente poi abbiamo tempo per allora per sicuramente diciamo, visto il metro, entrambe andranno a fare il tiro. Attenzione, Garcia atterrato, trattenuto, viene fischiato, da Antonioni. Vediamo un rigore. Si stavano dicendo sicuramente in questa partita prima o poi andranno entrambe a tirare il tiro diretto, perché è difficile arrivare a, per 23 minuti non riuscire a non fare nessun fallo, quindi immagino che possa essere anche questo un pensiero possibile da parte di un allenatore. Però è vero anche che dopo altri 5 falli c'è un altro tiro diretto, quindi è sempre un discorso difficile da fare. È il primo rigore della stagione di Bars. Vediamo un po' come se lo gioca il buon Rouget contro Valentin Grimalt. Tutto pronto, si parte, via, parato. Ha provato a sorprenderlo, con un tiro, diciamo, raso terra. Sperava che il portiere saltasse di mettergliela sotto, invece sì, forse ha puntato anche sul fatto che di solito sì, i portieri studiano gli attaccanti, i modi di tirare i rigori. Bars finora non ne aveva tirato neanche uno, è João Pinto solitamente il rigorista designato, e quindi forse ha puntato anche un po' sulla sorpresa al Trissino. Che bella giocata questa al volo di Mendez, che doppia, si salva. Doppia parata di Zampoli qui. La seconda è stata sicuramente fortunosa, ma magica. Bravo, bravo Stefano, che sta sempre dando più sicurezze alla squadra. Sta diventando veramente un punto di riferimento. È una persona spettacolare, Stefano. Ci eravamo giocati i complimenti per lui nella scorsa partita, no? Però io credo che se li meriti davvero tutti. Attenzione, intanto Bars ci ha provato da fuori, perché davvero sta crescendo in sicurezza di partita in partita, e non è matematico, non è scontato che pure un portiere di evidenti doti come tutti sapevano che avesse, cioè non era scontato che potesse avere questo tipo di impatto nel primo anno in cui va a giocare in una squadra con queste ambizioni. Tanto eccolo lì, riesce a salvarsi il Trissino, ma è un Lodi che è partito forte forte forte. Sì, vuole assolutamente trovare il gol il Lodi per rimettere in discussione la partita, e ci sta provando in tutti i modi.
sì, anche perché con tutto rispetto, insomma, per quello che ha fatto nel primo tempo se lo meriterebbe pure, assolutamente, insomma, ci potrebbe, sì, stare abbondantemente. Assolutamente sì, la partita è veramente equilibrata, poi entrambe le squadre hanno avuto molte occasioni, il Trissino per portarsi sul 2-0, il Lodi per pareggiare la partita, chiaramente poi... Attenzione Shas Mendez, attenzione! Cosa si è divorato Antonioni da davanti, sì, la porta? Chance d'oro per Antonioni e qui tanto c'è il fallo ed è il numero 10. Non d'accordissimo i tifosi del Lodi proprio dietro a Guilherme, però sì, diciamo il contatto è stato palese. Rientra intanto Giulio Cocco, gli dà la pallina ai Pignasar, è lui questa volta. Si conoscono parecchio bene Cocco e Grimalt, per cui sì, diciamo che entrambi sanno un po' vita, morte e miracoli dell'avversario. Quindi stavo cercando un attimo di capire perché Bresciani ha protestato sul fatto che la tirasse Cocco, quindi stavo cercando di capire per quale motivo, ma aveva protestato con l'arbitro. Cocco, Giulio, finta ovviamente come spesso capita, prova il tiro diretto, non gli riesce. Doppia parata di Grimalt. Qui iniziano a diventare tante le occasioni, diciamo, sprecate dal Trissino. Sì, e adesso attenzione perché dall'altra parte c'è ancora la spada di Damocle sulla testa da parte del Trissino con il decimo fallo, che è lì, è sempre lì. 9 commessi. Il Lodi di fatto ha esaurito subito il suo bonus, ma il Trissi non ha sfruttato questa occasione. Il Zampoli su Torner, mi cade i Pignasar, recupera palla al Lodi, si lotta veramente su tutte le palline anche con dei raddoppi, tutti vogliono uscire con la pallina da ogni contrasto. I Pignasar, che cosa sta facendo i Pignasar? Attenzione, provato un po' troppo. Che giocata, però si era liberato bene, poi forse ha perso proprio l'equilibrio nel momento migliore. Mendez prende Cocco, diciamo che finora il Trissino sta limitando abbastanza Mendez, ma a questo giocatore davvero basta pochissimo per trovare il mezzo pertugio per trovare la via del gol. Ha un'attitudine realizzativa come probabilmente nessuno nel campionato italiano. Sì, è un giocatore che trova facilmente la porta. E parlando di Cocco, attitudine, mamma mia, se la trova in qualche modo Grimalt. Sfortunato il Trissino. Sì, questa volta veramente sfortunato, però bravo Grimalt con la mano di richiamo a impedire alla pallina di finire inesorabilmente all'interno della porta. Entrato in pista anche Alberto Greco intanto, quindi dentro un po' tutta l'artiglieria pesante adesso nelle fila del Lodi. Attenzione, buona azione qui Cocco, prova da dietro a trovare una bella giocata, scivola Mendez, anzi era Torner. Sì, chiaramente adesso il Lodi ha tutto l'interesse a trovarsi il fallo, no? Esattamente, sta, a procurare un fallo e nei limiti ovviamente della regolarità ci provano qui. Sicuramente Cocco era andato in pressione per cercare di ritrovare la pallina sulla ribattuta, ma ecco, Torner è andato giù facilmente. Bene. Gira palla adesso il Trissino con Davide Gavioli per Cocco. Sono 18:36, una vita che ci separa dalla fine del match, con il Trissino che è ancora avanti di uno, ma che si sta cercando di difendere dagli attacchi a testa bassa del Lodi. Attenzione alla ripartenza, Mendez contro Bars, arriva a rimorchio Torner, la girata di Danna in qualche modo murata fisicamente dalla difesa del Trissino. Questo è possesso prolungato dei giallorossi con Romeo Danna. Attacca Torner, il blocco di Danna, la pallina dentro, in qualche modo se la trova Gavioli che può andare in ripartenza, aperta con i Pignasar, a spazio i Pignasar, si poteva fare forse meglio lì, e attenzione perché il contropiede in campo aperto per il Lodi, fuori di poco,
Due errori da una parte e dall'altra. Era un'opportunità d'oro sia per una squadra che per l'altra. Adesso attenzione a Mendez contro il neo entrato Faccin. In qualche modo la pallina adesso è per il Lodi. Un pattino secondo l'arbitro. Sì, sì, adesso ripeto, la partita è talmente in bilico che vabbè, veramente basta un episodio per cercare di cambiarne le sorti. Torner se la trova lì in qualche modo Gavioli, ma è Greco il più lesto ad avventarsi su questa pallina. Dietro porta c'è Mendez, prova a limitarne la pericolosità Bars, che fisicamente insomma è più o meno come lui. Zampoli chiude su Torner. Altri 45 secondi per il Lodi per costruire un'altra azione alla ricerca del gol del pareggio contro questo Trissino che tante occasioni ha avuto per portarsi sul 2-0 e questa sera non precisissimo a livello offensivo la squadra di Bertolucci. Torner contro Bars, mamma mia che rischio, ho visto Bertolucci dalla panchina, si era messo le mani nei capelli. Sì, Bars l'ha sicuramente tamponato, ma chiaramente ora gli arbitri ci mettono la una doppia attenzione. Trissino con Davide Gavioli, prova la giocata personale, non gli riesce, ma recupera comunque la pallina e questa volta il Lodi non sfrutta quella che poteva diventare una pericolosa ripartenza. Sì, è una partita molto molto bloccata, frammentata, direi quasi. Non una bellissima partita da vedere, non uno spettacolo fino adesso, abbiamo visto di meglio diciamo da entrambe le squadre. Chance Greco, gli aveva data bene a Mendez. In qualche modo il contatto tra Bars e Mendez, pallina di nuovo in pista, 15:45. Si prepara a tornare in pista anche Gio Pinto. Sì, adesso serve davvero attitudine, esperienza. Torner adesso sta diventando una lotta a due tra Zampoli e Torner. Lodi che ai numeri, ai punti diciamo così, in questa ripresa insomma si sta facendo preferire. Faccin non riesce a tenerla, perde questo contrasto con Danna che va in campo aperto, attacca ancora Romeo Danna, stavolta si affida a Torner, finta il tiro, prova a buttarsi dentro. La pallina rimane lì, Danna Zampoli. Perfetto Zampoli sul primo palo a chiudere lo spazio. Ora Joao Faccin si gira, bravo, bravissimo Faccin qui, ma bravissimo anche Valentin Grimaldi. Adesso sì che la partita comincia a diventare aperta, è bella. Grande difesa di Malagoli, due contro ripartenza, uno. Malagoli, Faccin, Malagoli. Si è lanciato. Niente, scivola, secondo l'arbitro niente. No, sicuramente un tocco c'è stato sul pattino di Faccin. Infatti Torner chiede scusa infatti a Faccin. Un tocco c'è stato sicuramente, secondo l'arbitro forse non è stato quello a negare la via del gol a Faccin. Pinto adesso che rimane in controllo della pallina. Prova Malagoli a cercare Mari un tiro sporco, un qualsiasi rimpallo che non arriva. Pinto la protegge dalla difesa di Greco, 1-2 con Bars. Adesso è la conclusione di Malagoli, non la trova in qualche modo Pinto. Malagoli vince due contrasti con Danna e Mendez. Pinto ancora dietro porta a cercare il movimento offensivo di un compagno, non lo trova e quindi preferisce appoggiarsene indietro per Bars. Conclusione un po' precipitosa quantomeno di Roger. Sì, Lodi non ha mai permesso il tiro da fuori, ci ha sempre messo i pattini o la stecca e quindi ottimo questo fondamentale di difesa da parte della squadra di Bresciani oggi. Adesso diciamo che in questa fase della partita è Zampoli che sta un po' tenendo in come si dice a galla il Trissino, con invece il Lodi che sta attaccando un po', direi a pieno regime, nella
questa fase centrale della ripresa per trovare il pareggio. Time out Trissino che appunto ha ancora il problema dei falli, quindi basterà un altro fallo da parte della squadra in maglia bianca per concedere un tiro diretto agli avversari. Quindi ti dico, non è mai una bellissima idea quando dall'altra parte c'hai uno come Mendez. Sì, chiaramente. O Tornera anche, per carità. Cioè, sono tutti i giocatori che dai tiri da fermo sono molto bravi. Chiaramente l'obiettivo del Trissino è cercare di fare un gol prima dell'arrivo del decimo fallo, perché la punizione diretta per il Lodi potrebbe veramente riaprire e ribilanciare le sorti di questa partita. Tanto è bello anche la partita nella partita, quella tra delle tifoserie. I tifosi del Lodi stanno continuando a farsi sentire in maniera calorosa e rumorosa. Numericamente non sono tantissimi, ma sono veramente molto passionali e stanno cercando di trasmettere alla loro squadra la loro passione, la loro carica, così come ovviamente sta facendo l'armata trissinese, la tifoseria organizzata del Trissino. Faccini da lontano, prova spesso il Trissino questa giocata. È ovvio che, insomma, da quella distanza mettere in difficoltà un portiere come Grimalt, ci vuole la deviazione, perché è difficile che da quella disposizione il portiere non ti pari la conclusione. O deve essere particolarmente insidioso il tiro. Lo era questo di Faccin. Attenzione, autostrada qui per Alessandro, chiuso bene da Barbieri. Sì, o deviazione, o comunque Grimalt dovrebbe averla non vista partire, invece era ben sulla traiettoria qui il portiere del Lodi. Malagoli. Malagoli dietro porta. Dietro porta. Ha provato l'assist per Pinto. Attenzione alla ripartenza di Mendez, che adesso si butta dentro, lo porta fuori intelligentemente. Mamma mia. Barbieri. Alta. È andata bene qua il Trissino. È andata bene. Sì, la chiusura difensiva era stata ottima dietro la porta, ma era stato lasciato solo Barbieri in mezzo all'area, quindi pericolosissimo questa possibilità per il Lodi. La pallina ha superato la traversa e ora è nel controllo del Trissino. Tra l'altro noi ricordiamo anche a chi ci ascolta, ok, questa sera siamo in campo internazionale, ma ovviamente i tifosi del Trissino lo sanno, ci staranno guardando anche da Follonica, perché non dimentichiamoci che mercoledì prossimo, sempre qui, sempre al Paladante, c'è una, attenzione, chance Trissino con Barsi, intanto bravissimo, c'è una piccola qui partitina tra il Trissino e il Follonica, prima contro seconda del campionato. Sì, ci si aspetta sicuramente una grandissima partita mercoledì, bisogna dire un dicembre di fuoco per il Trissino. Sì. Forte di Marmi, Lodi, Follonica, Lodi di nuovo. Attenzione, Malagoli con un tiro accompagnato parato da Grimaldi. Dopo il, attenzione, chance, contropiede, d'oro, palo, traversa, mamma mia, Greco vicinissimo. Attenzione, Pinto non riesce a inquadrare la porta, Joao, e qui veramente però il festival degli errori, è brutto dirlo, però ci sono stati veramente tantissimi errori questa sera. La partita è sull'1-0, ma poteva vedere tantissimi gol questa sera, viste le occasioni. Faccin, bravissimo ancora una volta a cercare la conclusione da fuori. Barça, hai visto, si è limitato nell'andare a pressare per la paura di poter fare il decimo fallo, ci sta in questo caso. Assolutamente sì, il Trissino deve limitare l'aggressività e questo è sicuramente un grande limite per il gioco di Bertolucci, che fa dell'aggressività e del pressing il suo ABC. Eh sì. Attacca Tornera, adesso c'è spazio, in qualche modo arriva su Greco, ovviamente il Trissino non può rischiare molto. Bravo Alessandro. Buon anticipo di Faccin, che va in contropiede. Faccin prova ad andare dentro per una deviazione di Barça che non arriva. La pallina arriva invece a Andrea Malagoli, che preferisce liberarsi prima possibile della sfera. Pinto va dietro porta. C'è time out intanto chiesto dalla panchina del Lodi, quindi Gigio Bresciani vuole catechizzare un po' i suoi per quello che gli aspetta negli ultimi 10:39 di una partita
ricca di emozioni, amici appassionati di hockey che siete con noi sul sito di US Europe Main Hockey per questa partita di Eurolega. Adesso non ce ne vorranno male i tifosi del Trissima, no? Però insomma, questa partita qua il Lodi in questo momento sta portando a casa meno di quello che merita, dobbiamo dirlo anche con abbastanza obiettività. Però dobbiamo anche dire che mancano 10 minuti e 39 e ancora ovviamente la partita è apertissima, può finire in qualsiasi modo e Lodi sicuramente finora ha fatto vedere ottime giocate, un'ottima organizzazione difensiva e sicuramente sta raccogliendo meno di quanto ha seminato, ma appunto aspettiamo la fine di questo secondo tempo per esprimerci in merito, anche perché c'è ancora quella luce rossa vicino alla panchina di Bertolucci. Sì, prima o dopo vediamo se la squadra riuscirà nell'impresa di tenerla per tutta la partita, ma oggettivamente è complicato, prima o dopo ci si arriverà. Gavioli per Malagoli, buono l'1-2, si butta dentro Gavioli, il giocatore che fino a questo momento sta decidendo la partita, serve a Faccin, eccolo lì il fallo dipinto su Torner e arriva il blu per il capitano del Trissino quando siamo giunti al 14:40, momento chiave della partita. Non so se noi ovviamente stavamo seguendo la pallina, sicuramente c'è un giocatore del Lodi che è sceso, che è caduto ed è stato trattenuto probabilmente da Joao. Ci fidiamo della valutazione arbitrale, ovviamente. Ci sta. Joao reclamava un fallo in realtà diciamo al Lodi e quindi chiedeva che il fallo fosse fischiato alla squadra giallorossa. Adesso attenzione invece, vediamo. Torner contro Zampoli. È un momento importantissimo della partita. Parte Torner. Zampoli! Glielo chiude! Mamma mia. Però adesso attenzione perché ci sono i due minuti di inferiorità per il Faccin, uno contro uno, alza troppo, ha perso l'appoggio sul pattino e ha alzato la pallina troppo sulla traversa. Era una grandissima occasione perché segnare in inferiorità numerica sarebbe stata veramente tanta roba per il Trissino. Ora la panchina qui ha proprio invitato i giocatori del Trissino a sprecare subito il fallo, in modo che giustamente a livello tattico, se ora Lodi segna, ritorna la parità numerica e soprattutto ci si gioca già il decimo fallo, ecco. Quindi vediamo se questa scelta. Questo è di Mendez, è un altro che insomma ha percentuali molto buone. Intanto c'è un po' di confusione sulla panchina. No, tutto a posto, si può giocare, dice il direttore di gara. Mendez, dicevamo prima, ne ha 2 su 4 in campionato. Parte Mendez contro Zampoli e arriva il gol. Bravo lui. 1-1 e arriva il pari del Lodi che va sotto la curva dei tifosi lodigiani e gliel'ha messa proprio lì nell'unico angolino dove Zampoli non poteva arrivare. Adesso si riparte, totale parità, falli pari, reti pari, 10 minuti alla fine, fallo commesso dal Lodi. Dicevamo, era difficile, Alberto, giocarsi che non si arrivasse diciamo al tiro diretto, ecco, in qualche modo poi c'è stata questa scelta e adesso si è davvero in parità e inizia un'altra partita. Sì, no, ma sicuramente la scelta è stata ben ponderata dalla panchina del Trissino, perché giocare in inferiorità numerica per 2 minuti comunque è un grande pericolo. E bella giocata qui, Gavioli non riesce a dare profondità al passaggio, attenzione alla possibile ripartenza del Lodi. Gavioli la intercetta, contropiede trissinese con Davide Gavioli dentro per Malagoli, deviazione volante fuori davvero di poco,
attacca il trissino, chiude bene la diagonale di passaggio Torner, ripartenza Mendez, ha spazio Mendez, la parata di Zampoli, adesso è partita vera. Ci sono continui intercetti sulle palline, è molto adesso è divertente, è molto divertente adesso, sì, è divertente, ce la godiamo. Esce intanto Alessandro Faccin, entra Emanuel Garcia che ha recuperato dopo il colpo al viso rimediato. Dietro per Gavioli, la pallina rimane lì, Garcia due volte in qualche ancora modo lì. Attenzione alla ripartenza di Mendez, c'è anche Greco, preferisce non forzare la giocata Mendez e la tiene un po', giocatore che adesso va a riposare un po' in panchina dentro il suo posto Romeo Danna. Attenzione, chance Torner, alza e schiaccia e c'è il fallo di Torner, arriva il cartellino, arriva blu proprio a Torner, arriva il blu, sì, al minuto 17, chance per Torner, abbiamo detto, ha provato l'alza e schiaccia, ha parato Zampoli, poi nel tocco ha beccato un blu Torner e quindi sarà tiro diretto per il Trissino e stavolta va Gavioli. Quindi vediamo la situazione, l'abbiamo appena rivista nel replay, sì, ci può stare, c'è stato proprio il contrasto con i pattini e ora c'è Gavioli, diciamo che ora è caldissimo il paladano, sì, sì, c'è confusione su una e sull'altra curva. Vediamo un po' Davide Gavioli cosa si inventa, che soluzione prova, va uno contro uno con Grimalt, palo, l'aveva spiazzato ma colpisce il palo, adesso è power play per il Trissino ma viene commesso fallo. Sì, sfortunatissimo comunque anche il Trissino stasera, le conclusioni che hanno colpito i legni non hanno ovviamente portato fortuna a questa squadra. Bello, bello così però che la partita è tirata fino in fondo, comunque vada a finire, è uno spettacolo per gli appassionati di hockey. Garcia la recupera, c'è Malagoli da solo, c'è spazio, ormai parte alta della traversa direi, ormai sì, un altro legno, altro legno, la porta è piccolissima, i legni sono grandissimi e quando hai un portiere come Grimalt è ancora più piccola, sì, sì, sì. Grimalt protesta perché dice perché, di non averla toccata, esatto, non gli arbitri in effetti stanno dando la pallina al Trissino e perché probabilmente hanno visto una deviazione di Grimalt, anche dalla nostra prospettiva sembrava solo la traversa, tant'è la pallina rimane in possesso dei blu celesti. 40 secondi di possesso, ah no no no, hanno rettificato, cambiato. La palla è giallo rossa, sì, corretto, corretto, sì sì, hanno fatto bene, ci sta, ci sta. E adesso è, come dicevamo, il Lodi è il power play, sta giocando con l'uomo in meno, dentro ci sono Antonioni, Mendez e Greco. E adesso cercheranno ovviamente di tenere più possibile questa pallina per far scorrere i secondi. La recupera bene qua Manu Garcia, Cocco in area di rigore, va Cocco steso e non c'è niente secondo il direttore di gara. No, anzi lo sta richiamando però. Insomma, contatto c'è stato. Sì. Diciamo che anche con quello del primo tempo viene richiamato. Diciamo, la prima situazione di gioco di questa partita era stato un rigore, diciamo, abbastanza palese, non dato dagli arbitri. Con questo dodicesimo, diciamo, fallo anche tra l'altro. Sì, con questo diciamo inizia a essere un po' pesante. Malagoli. La recupera Malagoli contro Antonioni. C'è sempre l'uomo in più per il Trissino adesso. Difende a pieno regime il Lodi. Vediamo come se la gioca il Trissino questo power play. Malagoli per Cocco. Non riesce nella deviazione vincente. Ancora Cocco. Gira dietro. Malagoli. Gavioli. Si
Si va dentro, tira veloce Cocco dentro l'area, prova ancora la stessa giocata, va giù. L'area è pienissima, Garcia ora la recupera in qualche modo, si lotta, il fallo, un altro fallo greco su Malagoli. Adesso ragazzi è battaglia, è battaglia. Cocco, Malagoli 6-29, Cocco ancora. Malagoli, parata o deviazione comunque. Tanto la panchina dell'Odi è tutta in piedi perché dicono che dovrebbe rientrare il quarto giocatore, così è infatti. E sta rientrando. Attenzione perché è Torner, non se n'era accorto Gavioli. Viene fischiato un fallo, attenzione perché è il tredicesimo del Trissino. Occhio, che ne mancano altri due per un altro tiro diretto. Sì, 13-12 i falli. Ha provato Tornera a sorprendere Zampoli con una punizione tirata direttamente verso la porta, non ha colpito né il portiere né lo specchio. Quindi... fuori Gavioli, dentro i Pinazzar, prova ad andare Cocco adesso dietro porta, lo scarico per Garcia che non riesce ad arrivare sulla pallina, primo ad arrivarci è Francisco Pinazzar che vince il contrasto con Greco. Conclusione di Malagoli, ancora una volta respinta da Grimalt. Bravissimo finora, veramente. Esce dall'area, tiro dall'angolo dell'area per il Trissino. Partita che è in piedi, diciamo, per i due portieri, perché stanno facendo veramente tanto lavoro. Ora Zampoli è un po' che non è più impegnato, ma... è l'ultima volta è stato il gol. Esatto, esatto. Sì, adesso è il Trissino a far la partita, chiaramente. Si butta dentro e Pinazzar! Non è riuscito a arrivare Garcia, la deviazione vincente sull'assist di Malagoli. Adesso prova ad occupare molto l'area di rigore Garcia. Un po' bene alle mani con Greco, si butta dentro Cocco, lo prende Mendez. Non c'è lo scarico facile per gli avanti del Trissino. Buona giocata di Pinazzar. Scarico dove non ci arriva nessuno, 8 secondi per andare alla conclusione. E viene, attenzione all'aggancio, fallo e siamo a 14, amici sportivi. Occhio, sì, ma diventa complicata la situazione per il Trissino. Sì, ora è veramente il pallino passa sicuramente in mano all'Odi. Perché andare a fare un fallo lì in attacco nell'area di rigore avversaria non ha senso. Tocca col pattino Malagoli, non Malagoli. Buona giocata difensiva qua di Greco che permette alla sua squadra di avere un possesso pieno a 4:35 dalla fine. Torner per Mendez, tanto Greco in area di rigore, va a sbattere contro la porta avversaria ed è ovviamente fallo di Greco, un colpo anche abbastanza doloroso per Alberto. Sì, è andato a sbattere proprio contro la porta dopo aver travolto anche Zampoli. Non avevamo ancora parlato, Alberto, dei precedenti negli ultimi anni tra queste due squadre. I precedenti sono tutti a favore dell'Odi, nel senso che sono 5 vittorie Lodi e una sola vittoria del Trissino. Tra l'altro nella passata stagione qui al Paladante, nella gara giocata per il campionato, abbiamo una bellissima partita quella sera, mentre invece a Lodi davvero non c'è trippa per gatti, si diceva una volta, no? Sono state 3 sconfitte di fila negli ultimi 3 anni, 5-1 l'anno scorso, 7-1 l'anno prima, il 4-1 3 anni fa. Come dicevamo, un unico successo blu celeste l'anno scorso, 3-1 qui al Paladante. Sì, sì, una pista inespugnabile quella di Lodi per il Trissino. Chiaramente poi Lodi l'anno scorso ha trovato anche lo scudetto, squadra veramente imbattibile lo scorso anno, il Lodi guidato da Bresciani. Ha perso alcuni suoi elementi quest'anno, ma l'ossatura è quella, c'è ancora Corner, c'è Mendes, c'è Grimalt. Quindi sicuramente diciamo l'addio di Luzzi e di Compagno hanno pesato su,
su questa squadra, però rimane una squadra super attrezzata, molto forte. Ora viene anche chiamato un time out dal Trissino e vediamo se viene concesso. No, mi pare che l'arbitro lo abbia segnalato. L'ha segnalato, sì, però nessuno l'ha capito probabilmente. O forse sta dicendo che è stato time out durante... No, ha chiesto adesso il time out. E sì, infatti, dal tavolo hanno chiesto: ma lo volete veramente? Sì, quindi sì, andiamo. Anche perché appunto la luce era già accesa da diversi minuti. Amici sportivi, ci apprestiamo a vivere 4 minuti e 20 secondi, l'avevamo detto, vietati ai deboli di cuore. Intanto stiamo guardando la grafica di VS Europe Rink Hockey e c'è ovviamente un errore nella grafica, era segnato 2-1, ora è stata corretta, ovviamente la partita è sull'1-1 come viene riportato qui in sovrimpressione, gol di Gavioli e di Mendez. Vediamo adesso Trissino come prova a giocarsi questo possesso, che adesso ogni pallina può diventare determinante in un senso o nell'altro. Attacca il GS con i Pinazzar, si prova a buttare dentro, Cocco alza troppo la conclusione prima di arrivare sulla pallina, è Mendez che salta di netto Garcia, va in ripartenza, sporca il possesso Malagoli, gran giocata difensiva di Malagoli. Andrea Malagoli al 21:15, il Trissino è di nuovo avanti con questa magia di Andrea Malagoli, intercetto, ripartenza, rete, mamma mia che golasso di Andrea Malagoli. Gran gol, tiro accompagnato davanti a Grimalt, non ha proprio lasciato la possibilità di pararlo, bravissimo sull'uno contro uno qui in contropiede dopo la pallina recuperata. Questo è un gol di Andrea Malagoli, bravissimo. Non cambia bravissimo ciò che dicevamo prima, cioè che il Trissino comunque ha sempre sto spalle di Damocle addosso del 14° fallo, e intanto chance per Danna che alza troppo questa conclusione. Il Trissino batte, inizia troppo a giocare troppo velocemente. Però è chiaro, Nicola, che se devo tenermi quella lampada accesa sul 2-1, sull'1-1, preferisco farlo sul 2-1. Assolutamente. Assolutamente. Anche perché un gol del genere ti carica a livello mentale, a livello fisico, ti dà quelle energie che magari cominciano a venire a mancare adesso che siamo nella fase finale della partita. Sì, e comunque mancano 3 minuti e 11 e ora in realtà è possibile arrivare alla fine senza commettere quel dannato fallo. Ovviamente tutto il popolo trissinese si sta toccando ovunque. No, è possibile, nel senso che per più di 3 minuti in questa partita non è stato fiscato un fallo, quindi non è una cosa così assurda mantenerlo rispetto a quando l'abbiamo detto che mancavano 25 minuti. Chiama time out e intanto la panchina del Lodi. Tornera sfrutta il blocco di Mendez, si butta dentro Antonioni, solo in mezzo a due viene solo pallina, c'è un richiamo, ad Antonioni, sì. E fallo dell'Odi, quindi si accende anche la lampada 14 anche per loro, la lampada rossa dell'Odi. Quindi sì, 2 minuti e 36 secondi in cui davvero può succedere di tutto. Sì, ora davvero di tutto, chiaramente il pallino è tornato nelle mani della squadra di Bertolucci sul 2-1 e con la parità dei falli, e ora è la squadra di Bertolucci a poter gestire la partita. Lodi deve ovviamente inseguire, torna nella sua porta Zampoli concentratissimo, grandissimo portiere lui, a me piace tantissimo il suo atteggiamento perché passa dall'essere una mummia intoccabile e veramente impassibile all'essere un pazzo scatenato. È un grande Stefano.
ma d'altronde tu hai mai visto un portiere normale? No, in effetti i portieri hanno un po' di pazzia nel DNA, però Stefano questo ci mette un po' del suo. Stefano ci si impegna proprio. Tanto l'armata sta cantando e ballando ininterrottamente da un'ora ormai. Due minuti e 36 alla fine, 14-14 falli, 2-1 Trissino e si va Ipiñazar Garcia. Tanto partita dal punto di vista del tempo lunghissima davvero. Sì, sì. Attacca adesso Malagoli. Ovviamente il Trissino adesso cerca di tenere possesso, non deve rischiare esageratamente. Deve cercare di non sbagliare queste cose, tra l'altro. Lotta Garcia che comunque rimedia al proprio errore. Ipiñazar in parallela per Malagoli. Cocco Ipiñazar in mezzo a due. Il contributo di Francisco Ipiñazar è tra virgolette un po' c'è sporco, ma attenzione perché c'è stato un reset sbagliato da parte dell'arbitro al tavolo che ha resettato i 45. Infatti li stanno già sistemando. Sì, dovrebbero essere 10 secondi mancanti. Infatti ha subito fermato il gioco. Protesta la panchina del Lodi in maniera veemente contro gli arbitri al tavolo. Sì, in ogni caso adesso stanno correggendo, eccolo lì, e siamo arrivati a, vediamo, 9-8, vediamo cosa riescono a fare. 7 secondi, questa è la decisione degli arbitri, 7 secondi per tanto la conclusione dell'azione. La carica di Gigio Bresciani a trasmettere la sua energia ai suoi giocatori. Adesso infatti sono 6 secondi per andare alla conclusione. Vediamo se ci proverà Cocco. No, perdono la pallina, recuperata da Torner. Riparte Lodi alla ricerca del 2-2, ma di Garcia. Molto buono l'intercetto di Garcia. Errore che dà campo aperto al Lodi. Grande giocata difensiva di Cocco. Uno contro uno di Malagoli. Malagoli non riesce a chiuderla e quindi dovremo vivere 90 secondi di passione. Cocco, Ipiñazar, Garcia, ora gira la pallina. Il Trissino deve giocarla un po'. Il Trissino non vuole forzare, vuole tenere la pallina. Manca un minuto, 12 secondi alla fine della partita, 20 secondi per la fine dell'azione. Attenzione, allora, Mendes! E giustamente Zampoli la caccia più lontana possibile. Zampoli non ha proprio avuto alcuna remora, è andato. Si fa così, Alberto. Sul tetto. E infatti richiede, perché se la palla tocca il tetto del palazzetto, la regola dice che dovrebbe esserci un ingaggio a metà campo. Invece gli arbitri hanno valutato non come tocco del tetto, ma come pallina fuori. E quindi palla Lodi. Blocco di Greco su Torner. 53 secondi, 20 di discrepanza con l'ultimo possesso del Lodi. Torner per Mendes che non ha mancato la gancia. Malagoli, bella giocata. Vediamo di Malagoli, se la mette in ghiaccio Ipiñazar. Gavioli, Cocco, c'è Cocco. La possibilità per Cocco. Mamma, che non Grimalto, riesce a chiudere. Grimalto, attenzione, bravissimo, perché c'è un ulteriore possesso per il Lodi. 30 secondi e questa sì è l'ultima azione della partita. Torner forza un po' la giocata, si salva il Trissino, sono tutti dentro. Mendez e Danna davanti a Zampoli, va Greco, non riesce lui a tirare, lascerà forse l'ultimo tiro proprio Greco, si salva. Riparte in qualche modo il Trissino, Ipiñazar, 12 e secondi, deve tenerla, deve tenerla Cocco, sì, vuole sì tenerla. La Grimalda esce dall'area, 4, 3, l'ultimo tiro sarà di Mendez, e Mendez e si salva e vince salva. Il Trissino, vince il Trissino. Vince 2-1 il Trissino, finisce qua. Il Trissino vince sul Lodi 2-1. Gavioli nel primo tempo, il pareggio di Mendez su tiro diretto e poi la magia di Malagoli per il 2-1. Adesso vi diciamo restate con noi perché andremo in pista per le immediate interviste del dopogara. Rimanete con noi.
e il Trissino dall'altra. Quindi è davvero bello che si sia finito così, tra l'applausi di tutto il pubblico. Il pubblico di Fede Trissinese da una parte, quello di Fede Lodigiana dall'altra. Vediamo se riusciamo a bloccare un giocatore che da queste parti conosciamo bene. Eccolo qua, ben arrivato Alberto. Ciao Albi. Allora, siamo con Alberto Greco al termine della partita. Ovviamente per te non può essere una partita come le altre questa. È stata una bellissima partita, ovviamente magari non siete contenti di come è andata, ma va dato atto che è stata una partita bellissima per chi l'ha vista. Sì, di sicuro è stata una partita di grande spettacolo e di grande intensità. Purtroppo abbiamo subito per degli episodi, secondo me era più giusto il pareggio, ma l'ok anche questo, si volta pagina, adesso pensiamo subito a mercoledì, noi abbiamo una grande partita, voi anche e niente. Ascoltami, come procede la tua esperienza lodigiana, un trissinese che adesso sta vivendo questa esperienza sportiva e di vita in un'altra regione, come la stai vivendo? Ma di sicuro, come hai detto, è stata una nuova esperienza che mi ha portato tanto. L'anno scorso sono stato, diciamo, fortunato e sfortunato allo stesso tempo a causa di un infortunio, ma nelle altre cose, diciamo, ho vinto il campionato e la Coppa Italia. Quindi, diciamo, di sicuro per ora mi sta portando grandissime soddisfazioni. Allora noi ti ringraziamo Alberto, vai a prenderti il saluto anche dei tifosi trissinesi. E ci raggiunge anche uno dei protagonisti di questa vittoria, Frani Pinazzar, è con noi. Allora Fran, intanto abbiamo chiuso dicendo bellissima l'atmosfera, tutto il pubblico ha riservato un bel applauso a tutti i giocatori in pista, perché indipendentemente da come è andata è stata una gran bella partita. Buonasera Nico, come va? Sì, è stata molto dura fino alla fine, 1-1 fino alla fine. Davvero dobbiamo ringraziare l'armata, perché andiamo a Grosseto da qualsiasi parte che loro ci sono, e quello per noi è tanto importante. E dopo sappiamo già come la gente di Lodi che segue la squadra ovunque. Importante per noi questi tre punti, l'importante era vincere per sommare ancora tre, e quello è quello che conta stasera. Allora, è stata forse la partita più intensa fino alla fine, diciamo, okay, di tutte quelle che avete giocato fino adesso. La testa, la maturità c'è stata di andarla a riprendere dopo che loro avevano trovato un meritato pareggio, perché ci stava. Sì, credo abbiamo dimostrato tanta maturità, perché avevamo 14 falli, eravamo 1-1, abbiamo mantenuto la calma e quello è stato importante. Alla fine abbiamo raggiunto quello che volevamo e quello che cercavamo. Ultima cosa, appuntamento a tutta questa gente per mercoledì sera, sempre qui al Paladante. Mi sembra che ci sia una partita un po' importante, o no? Eh sì, Polonica sta giocando davvero molto bene. Ora riposare stasera, ma da domani pensare a quella partita che sarà molto importante per noi. Dobbiamo continuare per questa strada, è importante, perché vincere aiuta a vincere. Allora noi sempre abbiamo più voglia e, come sempre ho detto, abbiamo sempre bisogno dell'armata, ma loro ci saranno per forza. Bene, noi ti ringraziamo, grazie Fran, vai a prenderti l'applauso dei ragazzi. Noi siamo arrivati davvero alla fine, amici del grande hockey su pista. Oggi è stata una bella serata di sport, ha vinto il Trissino, ha vinto 2-1, ma onore a Lodi per la partita che ha fatto. Noi saremo di nuovo qui al Paladante mercoledì sera per la partita con il Follonica, dovete esserci anche voi. Ciao a tutti e buonanotte. Grazie.